Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video ho terminato le missioni chiave che mi erano mancate da fare, ce n'era solo una, e Isabella si è rivelata essere Arachnia, o meglio, essere posseduta da Arachnia, però dobbiamo sconfiggere Arachnia perché ha intrappolato Alphonse, e Abil Guerriero ha detto vengo con voi, e andiamo a prendere la ascia di Xuan Wu. Dobbiamo superare quindi la prova di Xuan Wu e ottenere un nuovo potere. Però, questo posto pullula di yokai, interessante o meno, non è questo l'importante, ma l'importante è che si deve livellare. Quanti? Metticene un altro, facciamo 6, no? Tanto. Eh sì, noi siamo anche in 6 ora, però. Oddio, direi che qua si può livellare tranquillamente, eh? Ce n'è di robina buona per livellare. Sì, qua ci torno molto volentieri. Però prima, se potessi fare la prova, per chi se lo stesse chiedendo, non pubblico le summon che faccio alla slot ogni video perché le faccio tutte quante insieme e perché registro anche 4 video al giorno, quindi non ho modo di farvele vedere tutte. Super cecchino yokai, interessante. E quindi è qui? La prova, però tocchiamo la statua, sì. Ho capito. Interessante. Andiamo sopra. Quanto spazioso. È giusto, è giusto. Credo che ci sia almeno un altro piano prima di arrivare dal boss, vero? È tipo Enter the Dragon, una cosa del genere. Questo posto è enorme, oltre che bellissimo. Cosa? Ah, ecco la ricompensa, certo. Due sfera media. Ah, beh. Allora capisco, sì. Però qui si prosegue. Oh, interessante. Si fa del platforming, interessante. Non è relegato semplicemente al trova un oggetto e poi cala e poi buttati lì sotto. No, no. Ah, poi bisognava salire qui in effetti su quelle rocce allora in qualche modo, eh. Vedi, ci voleva. Ah, questo era già più difficile, quindi ci sarà un altro piano ancora più difficile. Ah, che bello. Non mi sta dispiacendo affatto. Non mi sta dispiacendo proprio per niente, che bello. È semplice. È semplice ma efficace. Per questo funziona. Quindi ci saranno altri yokai qua sopra, diversi da quelli che c'erano sotto. Magari potremmo trovare qualcosa di interessante, anche se non ci spero molto, eh. E questo è il piano finale, ovviamente. Dunque, dove sarà la tartarugona? Ma qua c'è Grazia Oscura. A parte che c'erano le scale anche di sotto, mi ricordo, però. Buongiorno. Ho provato a saltare, ma per sbaglio ho premuto troppo. Ah, vabbè, anche questo è stato piuttosto facile. Bastava prendere scale. Ah, ma allora anche nell'altro bastava prendere scale. Me la sono complicata inutilmente. Che seccatura. Però è stato divertente fare un po' di platforming sopra le rocce. Carino. Cioè, pensavo di aver magari, no, sai, un po' cisato il tutto, invece no, ci sono le scale. Ah. Ok, ho rimesso Cole perché con lui ho un oggetto che mi aumenta i danni se faccio braccioni, ma non è che serva proprio per forza fare braccioni, però. Ok, voglio affrontare Xuan Wu. Dai, dai. Sono curioso di vedere com'è. Eccola, l'ascia degli oceani di Xuan Wu. Ma per quale motivo non c'è nessuno a proteggerla? Non è ovvio? Xuan Wu ce la sta regalando, che emozione.
È l'ascia stessa, è il nemico. Ah, lui? Ok, l'ho preso su Yokai Watch Puni, mi pare, perché l'ho già visto da qualche parte, ma non me ne sono mai interessato veramente. Che sciocco, come potrei mai regalare un oggetto del genere? Bene, che abbiamo qui? 5 umani e un Oni, interessante. Ad ogni modo vi do il benvenuto. Io sono Shuanbu. Sarò io a decretare il destino della mia preziosa ascia degli oceani. Se vogliamo salvare Isabella dobbiamo prendere quest'ascia. Quindi è questo il motivo del vostro arrivo? È nobile da parte vostra, ma mi resta difficile credere che siete tutti qua per lo stesso motivo. Tu, Oni, che cosa ci fai qui? Se non rispondi non potrai affrontare la prova. Abigurino ci ha accompagnati fin qui prestandoci il suo potere. Perché lui è il nostro professore. Cosa? Questa sì che è bella. Avete un Oni come professore. In ogni caso, accetto la sfida. Forza, dimostratemi la vostra potenza. Lotteremo fino a che non otterremo quella spada. All'attacco, all'attacco, detective. Mi sono un attimino emozionato alla fine. All'attatto. È stato allattato. Oh, yes. Andiamoci da fare. Onio Chikarou. Aio, fa male lui, eh. Ma ce l'ha con me, ce l'ha? Ah, ho capito. Solo lui, non ho l'altro? Strano. Buono. Ah, l'ha fatto, in qualche modo l'ha fatto, ok. Non posso più farlo. Ok. Ragazzi, è una mischia incredibile questa, eh. Eh sì, l'hai caricato mezz'ora quell'attacco. Se non lo prende, se non lo schivavo era grave. Te l'ho detto. Mamma mia. Oh, ha fatto male? Vai. Cavolo, però se mena. Bene. Arrivo! Il drone, ok. Calma. È un attimino che devo ricaricare la mia salute. Ah! Che male! Sì, stai zitto, drone, per favore. Non è che ti voglio male, però devi un attimino capire che qua è dura. Ok, ramen di maiale, ricarica un bel po', ricarica. Wow! Ma oh, ma devi stare buono! Non so perché ha fatto l'attacco di Zuke, ma l'ha fatto. Non so perché, però l'ha fatto da solo. Forse perché è entrato dopo la morte di un amico. Mi pare che c'era qualcosa che faceva effetto dopo la morte di un amico. La morte di un amico. Però wow! Più difficile quella contro Kirin e contro Zuke, anche perché lui stava sempre a terra, bene o male. Quindi lo colpivi di continuo. Invece l'altro saliva in alto, caricava l'attacco e tutto il resto. Ci sta. È stata una notte entusiasmante. I miei complimenti, Detective Yokai. Ora ho la prova che siete degni di ricevere la mia Ascia degli Oceani. Forza, Ascia degli Oceani.
Raggiungi i tuoi nuovi padroni. E la prendiamo noi. L'ascia degli oceani di Shambu, che affetta ogni singolo ostacolo. Con questa potremmo tagliare i fili di Aracnia. Ben fatto, Cole. Carina. Ma è diventata. Ah, perché è rovesciata, figo. E in quanto a te, possessore dello Yokai Watch Spirito, prendi. Questo è il tuo disco Yokai. Grazie infinite, Xuanwu. Bene, ora non ci resta che salvare Isabella dalle grinfie di Aracnia. Congratulazioni anche a te, Oni. Abbi cura di questi ragazzi. Forza, non perdete altro tempo qui. Avete qualcuno da salvare adesso. Hai ragione, grazie ancora, Xuanwu. Forza, detective, andiamo. Interessantissimo lo scontro contro Xuanwu. Bello. Più facilino di quello che pensassi. Ora che avete l'ascia degli oceani, sconfiggere Aracne sarà più facile. Tuttavia, per salvare Isabella, avrete bisogno di tutta la vostra potenza. Che cosa intendi dire? Di salire a rango? Aracne ha assorbito l'aura di Isabella, catturando anche Alphonse. Questo significa che è in grado di attingere alla potenza di entrambi ora. Ma come può essere capace di tutto questo? Quello che sto cercando di dirvi è di non abbassare mai la guardia. Bene, è tempo di agire. Torniamo in palestra e sistemiamo Aracnia. Nel prossimo episodio, però, amico mio. Bene, amici, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente domani. Bye bye.